buonasera, voglio ringraziare la dirigente Anna Sommella per questa opportunità. Io sono Maria Sara Canzano e sono la mamma di Laura, una ragazza affetta dalla sindrome dello spettro dell'autismo. Per lei e per i ragazzi come lei ho deciso di scrivere un libro che è un vademecum per le famiglie, un prontuario, e viaggia sui comuni per sensibilizzare tutti, iniziando proprio dai primi cittadini che sono appunto i sindaci, sulla consapevolezza dello spettro dell'autismo, che non è esclusivamente il 2 aprile. È un viaggio nel mondo dell'autismo, un viaggio nel mondo blu, un viaggio che racconta la storia di Laura e di tanti ragazzi e ragazze come Laura e di tante famiglie che affrontano la quotidianità della disabilità con un figlio con la condizione di autismo, e soprattutto spiega di che cos'è l'autismo, l'importanza della diagnosi precoce. Mi sono comunque avvalsa di tante riviste scientifiche e soprattutto lo scopo del libro è quello di ricavare fondi per aiutare la ricerca. Per ogni copia del libro Laura Coraggio c'è una quota che io riservo per la ricerca dell'Istituto Stella Maris. Stella Maris è l'istituto per eccellenza sul territorio nazionale che si occupa dei disturbi dell'età evolutiva, e grazie al libro Laura Coraggio ho raccolto dei fondi che ho devoluto per la ricerca. Aiutiamo la ricerca, ognuno di noi può essere un tassello importante in questo processo che porta al cambiamento. Parlare di autismo e parlarne sempre. In ultima istanza, la mia battaglia mi vede coinvolta la Regione Campania affinché venga istituito e riconosciuto l'autismo dell'età adulta. I nostri ragazzi dopo i 18 anni perdono lo status di autistici, per cui diventano malati, pazienti psichiatrici presi in cura dalla salute mentale. Sono e restano adulti con lo spettro dell'autismo. Restituiamo a questi ragazzi la loro dignità in qualità di persone. Grazie. È un momento importante perché noi dobbiamo imparare a parlare di disabilità e di diversità, soprattutto tra la gente, per sperare di cambiare l'idea che la persona disabile è un peso, invece è una necessità. La persona disabile deve essere inserita, integrata nella comunità al pari di tutti gli altri. Soprattutto l'autismo, c'è grande impreparazione e c'è bisogno di fare tanto a scuola, nel mondo del lavoro, nella vita autonoma e soprattutto per l'indipendenza e l'autonomia delle persone con disabilità. Questa sera l'opportunità di parlare di un libro che affronta un tema importante come l'autismo e la storia di una madre, di una figlia, è un momento fondamentale per condividere non solo il problema, ma per rieducare le persone alla disabilità. Buonasera a tutti, e sono contentissima di essere oggi qui a questa presentazione del libro su Laura. Mi ha preso molto e è stato molto piacevole perché rende molto bene quello che è le sensazioni e le emozioni di un genitore che viene a conoscenza che la propria figlia è affetta da spettro autistico. Io come docente ho la fortuna, dico, perché è un valore aggiunto, questi bimbetti che abbiamo nelle classi a lavorare, a giocare con noi nel loro mondo, perché così è un'emozione ed è una forza per tutta la classe. Come istituzione, perché io come consigliere della Municipalità 5 Mavaranella ho la fortuna di avere spesso partecipato a presentazioni, ad associazioni che si occupano di disabilità, e questo ci fa onore. Dobbiamo puntare con la nuova amministrazione a far sì che il lato che riguarda i bambini portatori di handicap sia sempre più tutelato e venga garantito un vivere meglio, un essere inclusi in quello che è la vita di tutti i giorni. Siamo fortunati, questi bimbi sono veramente una gioia nonostante le loro difficoltà, e basta poco per renderli felici, e noi dobbiamo farlo. Allora, siamo stati in questo pomeriggio, io sono stato invitato a questo incontro di cui sono veramente molto sono contento di questo invito. Ho letto con grande interesse il testo in questione e abbiamo proprio discusso di questo. Penso che sia un testo molto importante, perché questa mamma è stata in grado di articolare in questo libro tre filoni fondamentali per comprendere ciò che sta dietro una dimensione di disabilità.
una grande attenzione a una presentazione, a un'informazione che per i genitori è importantissima sul tema proprio eziologico di che cos'è lo spettro autistico. Una dimensione applicativa presentata con grande rigore e con grande moderazione su tutti quelli che sono attualmente gli interventi evidence-based medicine che vengono considerati in letteratura. Tutto questo collegato poi invece alla storia, ad una narrazione sul piano soggettivo che dà proprio corpo e dà emozione dentro il testo, che è veramente un testo da consigliare a tutti, perché è un prodotto culturale, emotivo e applicativo di veramente di grande interesse. Siamo qui riuniti per questo convegno che ci rende partecipi di un problema purtroppo comune a tanti, l'autismo, disabilità in crescita che vorremmo che in qualche maniera si risolvesse, e quindi la conoscenza, l'informazione crediamo che sia un buon inizio per fare in modo che tutti capiscano e comprendano il grande problema degli altri.